bene, Beppe Orlandi, torniamo al nostro grande. Allora, devo innanzitutto ringraziare delle persone questa sera che sono qui presenti. E innanzitutto l'assessore Francesco Velarde, che è venuto, grazie. Vernacolo tradizionale nella città, ancora continuare con queste commedie. E poi un grazie a Maria Orlandi, la figlia che è mi chiama, si sente per telefono, mi dà un sonetto, una poesia, facciamo, cioè riportare queste. Voi non avete idea che cosa c'è di patrimonio in casa di Lia, di cose scritte dal grande Beppe Orlandi, un'infinità scritte a macchina con il ciclostile dell'epoca. È un piacere ritrovare queste cose che magari anche inedite, mai date, e noi portiamo avanti queste cosine per, anche e soprattutto per un pubblico giovane, per portare e far capire ai giovani com'era la nostra città ai tempi dell'Orlandi. Qui poi lui portava con le grandi commedie sul palcoscenico. Beppe cosa faceva? Prendeva dal popolo tutti i giorni, andava per le strade, nelle piazze, e prendeva dalle popolane, dai personaggi, e li riportava sul palcoscenico. Ecco che sono nati i capolavori come La rivolta a Montenero, La iesta, Gli sfollati, Il finanziamento aristocratico, La paura fa 90, ma poi c'è un'infinità di commedie più piccole, tipo La asa aperta, L'asiatia. Era un momento, magari c'era La febbre gialla, ecco, si scriveva la commedia sull'Asiatia, La febbre gialla, e questo è un piacere. Un altro saluto devo farlo a una grandissima attrice che è qui con noi stasera, la grande Viviana Lauci. È la grande Simonetta del cittadino. Ha veramente di altissimo livello, ha fatto una stagione veramente bella quest'anno, complimenti ancora Simona, vai avanti, non ti presente l'8 di giugno, faremo una bellissima conferenza dedicata a Beppe Orlandi alla biblioteca di Villa Maria. Sapete che hanno aperto bellissimo un centro di documentazione teatrale e cinematografica a Villa Maria. Ecco, con Simonetta presenterà una conferenza su tutta la vita di Orlandi, da quando ha cominciato. Infatti, grande Beppe Orlandi ha cominciato con le commedioni delle compagnie amatoriali, cioè delle compagnie della filodrammatica di Montenero. Poi Beppe Orlandi era un grande chansonnier, un grande personaggio del varietà, e ha fatto tutti i personaggi che faceva Maurice Chevalier, faceva Spadaro, e Beppe Orlandi al centrale appunto debuttava in questi ruoli di chansonnier. Poi Beppe, insieme a Gigi Benigni, venne questa scintilla di portare in scena il popolo, la Livorno dell'epoca, e nacquero le più grandi commedie, dalla rivolta a Montenero fino all'ultima inedita, che è il Zotto di Gnacchere, che c'è un progetto di portarla in scena. Ma andiamo a presentare un pochino di varietà, a fare le risate insieme. Beppe Orlandi diceva: a Livorno siamo spiritosi, e ci vedo, se tu vuoi ponci, l'hanno aumentati a Venezia. Ma di Livorno! Dice: ci accusano di mangiarci la scia a Livorno. E beh, si dice la asa, la osa, la ura, la iesa, la antera. L'altro giorno era al macellato, c'era una, dice: ciccio che cinciaccia, c'è sta male, tutta ciccio che cinciaglioli, no bene ciccio, faccio le scelte, al ciucco e le iocciole. Se ci manca le scelte. Dice: ma Farda, hai sentito, affogato un bimbo di stallo? Dice: di per forza, se la nessuno che lo affogava. Beppe le trovava così per la strada, no? Dice: mamma, mamma, cos'è successo? Hanno ruotato nonno. Stai buona, se no ti taglio, vuoi toccare. Dice: domani arriveranno morti. Dice: ma speriamo per il primo nonno. Al mercato, ecco. Al mercato Beppe trovava sempre le cose divertenti.
al mercato c'è un vecchietto, dice bimba, mi dai 3 chili di pane? Dice, ma no, ma poi diventa duro. Dammene 6! Dice, senti, cosa bravi? Perché piange? Sì che da stamani che non collo. Non colli? Ho davanti a pazzia. Achille, vorresti essere ben comodato? Dice, te fammi essere anche malato. Sì, no. Per esempio dice, ma come la tua pensione alta? Alta? Allora pensa, è così bassa che quando la vado a biscotte davanti allo sportello mi devo sdraiare per terra. Cosa? Questo è un vicino urbano, no? Nelle piazze di Piazza Repubblica dell'epoca. Dice, sposa, mi dici un po' sacco e bimbo, e allora piange, guardi un po' da accontentarlo. Accontentarlo, ci provi lei, ha fatto un buio d'aria, la può portare a casa. Dice, Oscar, dove vai col cane? Dice, lo porta a ammazzare. Ma è arrabbiato, dice, no, ma non c'ho nemmeno il piacere. In autobus, poi anche là c'era il filo bus, no, a quei tempi. Dice, entrava uno, dice, giovane, cosa fa? Pini, dice, no, ah, si scalzi, faccia il bigliettaio? Bigliettaio, mi dai un biglietto per Ardenza Terra? Guarda che questo tram va di mare. Ah, dammo per la fortuna. Gigi, oh Gigi, ma cosa fai con l'uscio sul manubrio della bicicletta? Ma scherzi. Mi hanno rubato il campanello, invece di sono a busso. Dice, ma cosa fai? Dici di su te stesso. Dice, te stai zitto, da stamani mi vuole di nausea nell'orecchio. Non riesce di nulla. Questa è bellina. Arcide, cosa fa la pipì in piscina? Dice, te ce la fanno tutti, ho capito. Ma me la trappo lì. Questa per alcun turista qua si passa cose. Un tizio davanti allo specchio si sta rasando, no? Si sta facendo la barba, la moglie lo guarda con una certa ammirazione, lui dice, te non ci crederai moglie mia, ma ti giuro la mattina quando mi faccio la barba mi pare di avere 20 anni meno. Ecco, dice lei, ma la sera, la barba te lo fa perché guarda anche la sera. Questo è un pretesto per presentargli un sonetto, molto bellino, un sonetto scritto da Beppe Orlandi, che parla del Cinema Teatro Centrale, che era dove era, c'è la Banca d'America e d'Italia, a Livorno sapete c'era 35 teatri, e c'era il Politeama, il Rossini e Centrale, era un teatro dove Beppe ebbe il primo contratto come artista di varietà, e scrisse un sonetto dal titolo Belmi Centrale. Sentiamo. Anna Rosa. In un vecchio cassetto ritrovato tra belle foto di tant'anni fa, tutto ingiallito e mezzo strapicchiato, un foglio che riorda al varietà. È il contratto del Cinema Centrale che compie 40 anni o giù di lì. Nel rivederlo, oddio, mi sento male, sapendo che lo voglia demolire. Primo frac, impeccabile, attillato, mazza col pomo, gibus per cappello. Papillon, guanti, petto inamidato e una gardenia bianca nell'occhiello. Mi presentai con un caffè espresso, pezzo forte per fini di cittadini e per la verità feci successo. Chiedevan bis tutti gli spettatori. Sulla scena la crema degli artisti, tutte vedette di gran qualità. Di quel livello lì, chi l'ha più visto? Era il bel canto. Oggi basta urlare. Altri tempi, altre usanze, altri costumi. Quel tempo lì, oramai, non torna più, quando a mille brillavano i tuoi lumi. Ora ti spengi, ti voglio buttare. Belmi Centrale, spero il tuo splendore resti scolpito qui, sempre, sul cuore. Thank you.
Scappo e mi lincia, mi attacca in fugone
facevo favillone, ti battevi la testa in tutti i lampioni e trovavo, era nuvolo, ma vidi tutte le stelle del firmamento. A un certo punto vedo una e dico, oh, vieni poi in noi, Ganimede, vieni poi in noi. Mi occhi un po' e ti bernoccoli ciò sulla testa. Dice, 5. Ah, allora altri 5 sono arrivati a casa. Guardate che io e sono nato in un'antina, un po' di rispetto anche per mia madre, è vero. E lei andava a servizio da un binario. Servi oggi, servi domani. Sapete come sono queste cose qui, no? E sono nato io. Io sono nato fra fiaschi, botti e damigiani. E siccome la mia mamma non ci aveva latte, mi ficcò in bocca la tromba del vino. Era buono! Quella del vino dolce. Quella della scelta. Oh, ieri entro dal vinaio e mi faccio... Giannino, Giannino, mi dai un bel quartino di quel tuo bel vino, altrimenti mi rocco vino. Oh, lui, quando mi ha visto, si è sentito riavere. Mi guardava. Giannino, ma che mi guardi, Ma ti muovi un po', non mi dai una mezz'ora di quel vino? Dice... Ma qui un vendo mio di vino con l'orologio. E allora leva un po' il cartello lì fuori, vendo vino al minuto. Carmino, un bel ponce, vai, fammelo a modino, mi ci metti tanto rum e tanto... E già che ci sei, mi ci metti anche una scorza, ma piccina, se no occupa troppo posto. E poi segna. Dice, guarda che qui non si segna. Ma allora tieni la mente, no? Se vai la memoria, no? Mi fa la pezzi, me la dà, e mentre me la dà, a tradimento, sai? Mi dice, oh, guarda, c'hai anche quella di ieri sera. Bravo, vai, riscarda! Quello te. Esco dal vinaio, ti incontro Gozzata. Oh, vieni, Gozzata, vieni! Si fa buona girata in piazza dei Quattro Mori, vai, s'arriva. Quattro mori boia. Oh, sembrava d'essere a giorno, c'era una luna, dice Gozzata, oh, ma perché la luna è così pallida? Ma come è così pallida? È pallida perché fa le nottate, no? Dice, ma poi non è mia la luna, è il sole. Ma che dice è la luna? No, è il sole, ma no. Oh, fra poino ci si picchia. Passa uno, un astemio come noi. Oh, vieni poi noi, senti, ma ne dice a questo chiorbone quindi che quella laggiù cos'è? La luna o il sole? E poi mi fa, go, e cosa volete ne sappia io? Non sono mia di qui. Che ti batocchia! Ti batocchia dai! Batocchia, la mia è una fata, mi bacchetta. Oh, la mia moglie della mia dolce metà, 128 anni. L'altro giorno sarà in via grande, passa un mio per, mi fa, giovane, ma che numero è quel filo musico? Ma che cazzo è la mia moglie? Come lo ripete tre volte, ma cos'è, una ampana barbuzia anche, va bene, vai, ho capito, Gozzata, senti un po', stasera mi sento proprio, ho delle forze, mi sposterei anche la statua di quattro mori, vai Gozzata, anch'io, allora andiamo, vai, si prova, ci si leva le giacchette, si buttano per terra e poi si mince, oh, alla voce, Gozzata, oh, 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 poete, passa di lì un altro briao, e ci porta via le giacchette. Oh, oh, dai Gozzata! Oh, sarà sudati, ci si faceva più, ma tipo io Gozzata, vai.
Gozzara, si deve essere fatto un passo in via, non si vedono più nemmeno le gambe. Signorino, è questa l'ora d'arrivo, e sono 2 ore via alla finestra, al vento di tramontana. Bravo, sì, ti sei asciutta, va! Vado in camera. Accendo la luce perché non ce l'ho. Accendo la candela, vado nel letto. Se senti 10. A me allia. Ma lì ci sono 6 piedi. Dice, e ce ne potrebbero essere anche 12 con tutto quello che ha bevuto. Levati e contali, vai. Mi sono levato. 4, è vero? A me ha ragione, ah! Donne oneste nella memoria c'è. Quando venivo giù dal Montinero per mano della mia mamma, col baverino bianco e fiocco nero. Era per me una festa, ma di quelle che ti rimangano qui, sotto la pelle. Ricordo ma era semplice la gente, che spesso si pigliava tu per tu, per tu che invece non sarà fatti niente, o per aver bevuto un po' di più. Urloni, ponciaioli, ribottai, gente che torto lo voleva, ma nel bisogno un coreo così grande che anche se ci avevi vegliato magari ti impegnava alle mutande per correre pronti al letto del malato. Sono cose che non si scordano facilmente. Dove la trovi oggi questa gente? Ogni angolo di strada mi ricordo venditori ambulanti e per la via era tutta una musica. Un accordo bastava per formare una melodia. Ma bella sei caduca bianca donne! Quei grembiuloni a crespe e quelle gonne pareva vendessero anzoni. Per offrire la loro mercanzia lo facevano cantando. E limoni, aranci due in sardo! E così via. Il leon tra le foglie! Ricordate, parevano vere e proprie serenate. Livorno canta, ha sempre cantato. Oh, ti scorda che è terra di mascagni, anche se c'è chi l'ha dimenticato. Io non so capire che cosa ci guadagno, ma tanto, anche se cambia il ritornello, il canto di Livorno è sempre quello. Chi canta per amore, chi per rabbia, per scacciare malinconia, a chi manca l'uccello, a chi la gabbia, io ce l'avevo e me è volato via, e gira e vai, uccellin del Paraguay, importanza te ne dai, ma guai in uccellare, quando eri piccolino nelle fasce, madre ti diceva belle osce, tu madre ti diceva belle osce, ora non lo dice più perché son bosce, e gira e frulla la rigiria a Montinero, dar bene che ti voglio, ti venisse il tifo nero. E le ragazze di San Benedetto le porta alle pianelle a mezzo tardo, le porta alle pianelle a mezzo tardo, piglia marito e poi lo fanno bene, e gira e frulla la rigira in via reale per farti culo tutto chi se ne sta a per farti culo, chi se spacca.
No! Devo aver fatto la fine!
sulla celebre aria della Cavaliera Rusticana, Cavalia da Dio alla Madre, cioè aveva messo in parodia anche la musica del grande Mascagni, ma Beppe poteva fare tutto, perché era grande, grandissimo Beppe Orlandi, e grazie ancora a Lia che ci dà la possibilità di portare avanti questo nome. Allora, diamo sul palco i miei artisti della seconda parte, a cominciare da Anna Rosa Michelli, Elisabetta Macchia, la nostra direttrice musicale, Stefania Casu, Fabio Max, e poi la colonna della nostra compagnia, Aldo Cozzi. Franco Bocci. Grazie di essere venuti anche con questo caldo di 30 gradi che nessuno se l'aspettava. Quando misi in programma questa serata, pensi ma sì, 80 aprile piove, ci sarà il mondo di gente. E invece, comunque grazie. Ora ci abbiamo un altro spettacolo che sarà a favore degli Unitazzi, una serata di beneficenza, facciamo gli spiriti. Grazie ancora di essere venuti, grazie ancora a Francesco Velais di essere qui con noi, grazie a tutto lo staff del Teatro delle Commedie, che questo teatro è veramente un gioiello.